Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Grifoxina Pian Farmaceutici S.P.A. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Grifoxina? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere grifoxina durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è grifoxina? Grifoxina è un farmaco a base del principio attivo levetiracetam, appartenente alla categoria degli antiepilettici e nello specifico altri antiepilettici. È commercializzato in Italia dall'azienda Pian Farmaceutici S.P.A. Grifoxina può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Grifoxina 1000 mg 30 compresse rivestite con film, Grifoxina 500 mg 60 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Pian Farmaceutici S.P.A. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo levetiracetam, gruppo terapeutico antiepilettici, forma farmaceutica compresse rivestite. Indicazioni Grifoxina è indicato come monoterapia nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti a partire dai 16 anni di età con epilessia di nuova diagnosi. Grifoxina è indicato quale terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza secondaria generalizzazione negli adulti, nel trattamento delle crisi mioclioniche in adulti ed adolescenti a partire dai 12 anni di età con epilessia mioclonica giovanile, nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età con epilessia generalizzata idiopatica. Posologia, monoterapia per adulti ed adolescenti a partire dai 16 anni di età. La dose iniziale raccomandata è di 250 mg due volte al giorno, che dovrebbe essere incrementata fino ad una dose terapeutica di 500 mg due volte al giorno dopo due settimane. La dose può essere ulteriormente aumentata di 250 mg due volte al giorno ogni due settimane sulla base della risposta clinica. La dose massima è di 1500 mg due volte al giorno. Terapia aggiuntiva per adulti e 18 anni ed adolescenti dai 12 a 17 anni, del peso di 50 kg o superiore. La dose iniziale è di 500 mg due volte al giorno. Questa dose può essere iniziata dal primo giorno di trattamento. Sulla base della risposta clinica e della tollerabilità, la dose giornaliera può essere aumentata fino ad un massimo di 1500 mg due volte al giorno. Gli aggiustamenti posologici possono essere fatti con aumenti o diminuzioni di 500 mg due volte al giorno ogni 2 fino a 4 settimane. Il medico deve prescrivere la forma farmaceutica e il dosaggio più appropriati in base al peso e alla posologia. Dose raccomandata per adolescenti di 50 kg o di peso superiore. Peso dose iniziale 10 mg/kg due volte al giorno. Dose massima 30 mg/kg due volte al giorno. Da 50 kg, 1, 500 mg due volte al giorno, 1500 mg due volte al giorno, 1, la dose in adolescenti di 50 kg o di peso superiore è la stessa degli adulti. Popolazioni speciali anziani, dai 65 anni in poi, si raccomanda un aggiustamento della posologia nei pazienti anziani con ridotta funzionalità renale, vedere insufficienza renale più sotto. Insufficienza renale. La dose giornaliera deve essere personalizzata in base alla funzionalità renale. Per i pazienti adulti, fare riferimento alla successiva tabella e modificare la posologia come indicato. Per utilizzare questa tabella posologica è necessario valutare la clearance della creatinina del paziente, CLCR, in ml/min. La CLCR in ml/min può essere calcolata dalla determinazione della creatinina sierica, mg/dl, utilizzando, per adulti ed adolescenti di peso superiore o uguale a 50 kg, la seguente formula. CLCR, ml/min, uguale 140, età, anni, x peso, kg x 0,85 nelle donne, 72x creatinina sierica, mg/dl. Inoltre, la CLCR è aggiustata per l'area della superficie corporea, BSA, come segue.
CLCR, ML barra min barra 1,73 M2, uguale CLCR, ML barra min, X 1,73 BSA del soggetto, M2, aggiustamento posologico per pazienti adulti e adolescenti di peso superiore a 50 kg con funzionalità renale alterata gruppo clearance della creatinina, ML barra min barra 1,73 M2, dose e numero di somministrazioni normale 80 da 500 a 1500 mg 2 volte al di lieve 50, 79 da 500 a 1000 mg 2 volte al di moderato 30, 49 da 250 a 750 mg 2 volte al di grave. 30 da 250 a 500 mg 2 volte al di pazienti con insufficienza renale allo stadio finale sottoposti a dialisi, 1. Da 500 a 1000 mg una volta al di, 2 1, una dose di carico pari a 750 mg è raccomandata nel primo giorno di trattamento con levetiracetam. 2. Dopo la dialisi si raccomanda una dose supplementare compresa tra 250 e 500 mg. Insufficienza epatica, non è richiesto adeguamento posologico nei pazienti con insufficienza epatica di grado da lieve a moderato. In pazienti con grave insufficienza epatica, la clearance della creatinina può far sottostimare il grado di insufficienza renale. Pertanto quando la clearance della creatinina è 60 ml barra min barra 1,73 m2 si raccomanda una riduzione del 50% della dose di mantenimento giornaliera. Modo di somministrazione: le compresse devono essere somministrate per via orale, inghiottite con una sufficiente quantità di liquido e possono essere assunte con o senza cibo. La dose giornaliera va ripartita a metà in due somministrazioni. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad altri derivati pirrolidonici o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: interruzione in accordo con la pratica clinica corrente, se si deve interrompere il trattamento con grifoxina si raccomanda una sospensione graduale, ad esempio negli adulti e negli adolescenti di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione medicinali antiepilettici. I dati provenienti da studi clinici pre-marketing, condotti negli adulti, indicano che levetiracetam non influenza le concentrazioni sieriche degli antiepilettici esistenti, fenitoina, carbamazepina, acido valproico, fenobarbital, lamotrigina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere grifoxina durante la gravidanza e l'allattamento: posso prendere grifoxina durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: non sono disponibili dati adeguati sull'utilizzo di levetiracetam in donne gravide. Studi su animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5, 3. Il rischio potenziale per l'uomo non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Data la possibile differente sensibilità individuale, alcuni pazienti possono manifestare sonnolenza o altri sintomi legati all'azione sul sistema nervoso centrale, specialmente all'inizio del trattamento o in seguito ad un incremento della dose. Si raccomanda pertanto cautela nei pazienti che sono impegnati in attività che richiedono elevata concentrazione, quali guidare autoveicoli o azionare macchinari. I pazienti devono essere avvertiti di non guidare o utilizzare macchinari finché non è accertato che la loro abilità ad eseguire queste attività non è influenzata. Effetti indesiderati: gli effetti indesiderati più frequentemente riportati sono stati rinofaringite, sonnolenza, cefalea, affaticamento e capogiro. Il profilo di sicurezza del levetiracetam è generalmente simile nell'ambito dei diversi gruppi di età, pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: sintomi, sonnolenza, agitazione, aggressività, ridotto livello di coscienza, depressione respiratoria e coma sono stati osservati con sovradosaggi di levetiracetam. Trattamento del sovradosaggio: dopo un sovradosaggio acuto lo stomaco può essere svuotato mediante lavanda gastrica o induzione del vomito. Non esiste un antidoto specifico per levetiracetam. Il trattamento del sovradosaggio di levetiracetam dovrà essere sintomatico e può includere l'emodialisi. L'efficienza di estrazione mediante dialisi è del 60% per levetiracetam e del 74% per il metabolita primario. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Antiepilettici, altri antiepilettici, codice ATC, N03AX14.
La sostanza attiva, levetiracetam, è un derivato pirrolidonico, S-enantiomero dell'aetil, 2-oxo-1, pirrolidinacetamide, non correlato chimicamente con sostanze ad attività antiepilettica esistenti. Meccanismo d'azione, proprietà farmacocinetiche: levetiracetam è un composto altamente solubile e permeabile. Il profilo farmacocinetico è lineare con una scarsa variabilità intra- ed interindividuale. Non c'è modificazione della clearance dopo somministrazioni ripetute. Non c'è dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici rivelano assenza di rischi per gli esseri umani sulla base di studi convenzionali di farmacologia di sicurezza, genotossicità e potenziale cancerogeno. Gli eventi avversi non osservati negli elenco degli eccipienti nucleo: povidone, K30, croscarmellosa sodica, polietilenglicole, silice colloidale anidra, magnesio stearato. Rivestimento. Le compresse da 500 mg sono rivestite con opadril giallo, 85F32004, contenente alcol polivinilico parzialmente idrolizzato. Farmaci equivalenti: i farmaci equivalenti di grifoxina a base di levetiracetam sono epetiram, italept, compressa rivestita, keppra, compressa rivestita, levetiracetam accord, levetiracetam alnus, levetiracetam alter, levetiracetam aurobindo, levetiracetam doc, levetiracetam eg, levetiracetam crca, compressa rivestita, levetiracetam milan, compressa rivestita, levetiracetam pensa, compressa rivestita, levetiracetam sandoz, levetiracetam technigen, compresse rivestite, levetiracetam teva, levetiracetam zentiva, matever, compressa rivestita. Foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.